Non immaginavamo che sarebbe successo. Se lo Stato mi chiede il 50% e passa, mi sento moralmente autorizzato ad evadere per quanto posso. In questi anni ce la siamo spassata alla grande. Ti ho fatto dichiarare solo 6 euro. Poi qualcosa è cambiato. Silvio! Alcuni italiani mettono le loro mani nelle tasche di altri italiani. Sono gli evasori rispetto ai contribuenti onesti. Il nemico si è dato da fare. Ma l'importante è che gli italiani capiscano che è bene che cominciano a dichiarare. Pietà nei confronti degli evasori fiscali. Nessuna pietà. Molti di noi non ce l'hanno fatta. Nessuna pietà. Nessuna pietà. Nessuna pietà. I superstiti hanno preso parte alla resistenza. Barone, la credevo morto. Solo per il fisco. Sono John Condon. Se mi state ascoltando, siete evasori fiscali anche voi. Le macchine sono in mezzo a noi. Totale spesa 18.000 euro. Spesa non conforme al reddito. Spesa non conforme al reddito. Ma le loro azioni sono di gran lunga più spietate. Vai per finanza. Esibire scontrino fiscale. Non me l'hanno fatto. Me l'ho pure chiesto. Perché sono legali. Dicono che siamo responsabili del debito pubblico, ma l'unico pubblico che conosco è il finanziamento per le nostre fabbricette. Che cazzo? Sono nulla tenente. Nulla tenente, una fava. Quel conto è intestato mio figlio. Era papà? Agenzia delle entrate. Individuati prestano meglio. Ci vedo anche il mio autobus. Stanno arrivando, Giorno. Stanno facendo i controlli incrociati. Stanno cadendo tutti come mosche. Se continua così pagheremo. Pagheremo tutto. Cyberfinanza. Collocare libri contabili a terra. Lo scontrino. Che schifo. L'Italia è il paese che amiamo e non lo abbandoneremo mai. Te chiudo. Un po' più giù. Certo però che queste Cayman sono un vero paradiso. Fiscale, eh?